Mi chiamo Katrina e sono di Livorno. Sono arrivata a Berlino nel 2013, quindi più o meno un anno e mezzo fa, anzi quasi due. Qui siamo al Mauer Park. È un posto che mi piace molto perché uno è vicino a casa mia e poi perché le domeniche pomeriggio, quelle dalla primavera all'autunno, sono belle da passare qui perché c'è un mercatino delle pulci e con anche tanti prodotti artigianali molto carini. E poi perché si svolge sempre il karaoke, il karaoke della domenica pomeriggio, dove si può esibire chiunque, chiunque se la senta, chiunque è ubriaco. E il bello è che il pubblico ti accoglie, nel senso puoi essere anche la persona più stonata, però avrai sempre qualcuno che ti fa la standing ovation a fine della tua canzone. Quindi questo è quello che mi piace di questo posto, perché ti senti parte di una comunità comunque come te. Sono arrivata a Berlino per uno stage post laurea, grazie al progetto Leonardo. Ho fatto uno stage per una società che si chiama Artnet, nell'ambito appunto dell'arte. Prima di scegliere la destinazione ero un po' indecisa se andare a Londra, Parigi o Berlino, però ho scelto Berlino un po' per il suo panorama un po' underground e un po' anche per il suo essere ancora una città abbastanza economica, nonostante sia una delle capitali più in voga al momento in Europa. Avendo studiato economia e gestione dell'arte, si adattava proprio alle mie esigenze anche lavorative o di ricerca di un lavoro, visto che appunto Berlino dal punto di vista artistico e culturale è molto viva e fervida. Però se uno si aspetta che a Berlino si guadagni un sacco, perché siamo in Germania non è così, perché c'è la mia coinquilina che è architetto, guadagna la metà o forse un terzo di quello che potrebbe guadagnare in una città come Monaco o Francoforte. Comunque è una città che sfrutta molto i giovani dal punto di vista lavorativo, facendoli fare stage in cui in realtà te lavori veramente, ma ti pagano il minimo, cioè 400 euro al mese, così. Quindi ecco, questo è un mito da sfatare. Berlino non è Sì, è una città fantastica, hai tante opportunità, però non è comunque la meta d'oro, l'Eldorado che uno si può aspettare. E, i tedeschi sono, secondo me, abbastanza riservati, però allo stesso tempo quando li conosci scopri che, almeno qui a Berlino, sono persone molto aperte. Un po' ti danno fuori anche il loro stereotipo che possiamo immaginare, un po' sono precisi in alcuni aspetti o comunque pretendono un po' di serietà su alcuni aspetti della vita o delle cose da fare. Però allo stesso tempo hanno anche questo senso di libertà molto più sviluppato, secondo me, che noi, cioè anche dal modo di rapportarsi in pubblico tra di loro, non so, vedi a volte queste coppiette anziane tedesche che si baciano in pubblico, cosa che non so, in Italia non vedrei mai, che ne so, i miei genitori o qualche altra coppia di una certa età fa scambiarsi questi momenti di intimità. Mi piacerebbe pensare di stare qui almeno 1 o 2 anni, perché so che comunque voglio cercare di fare il massimo qui a Berlino a livello di esperienza mia personale, umana e lavorativa, però mi piacerebbe anche portare questo bagaglio di nuovo in Italia e sfruttare anche tutto quello che riesco a ottenere da Berlino per poi portarlo da noi e magari cercare anche di vedere di come trasformare le cose.